Rimanendo su quella che è l'evoluzione proprio dei fucili di terza generazione, quindi il concetto di invert puro, qui tra il 2011 e il 2012, insomma, a me è venuta in mente che mentre che stavo sperimentando tutto quello che abbiamo visto prima e altre cose che ci passavano per la testa, sempre rimanendo affascinato dall'invert puro, che secondo me andava perseguito perché lì c'era una strada per l'evoluzione rispetto al roller, ho pensato, vabbè, tutta sta sagola sopra che non viene utilizzata, alla fin fine è sprecata, tanto vale che ci metto due gommine, e soprattutto io all'inizio ingenuamente non ho neanche pensato tanto, per onor di cronaca, al discorso che la gomma comprimendosi crea un suo lavoro aggiuntivo a quello che fanno le gomme sotto, ma solo per una comodità di afferrarlo. Cioè, lo trovo molto più, a quel punto lì, se ci metto dei salsicciotti rimane ordinato il sistema, ed è sotto è un invert, alla fine le gomme al contrario, la sagola che arriva fino in punta, però sopra c'è due salsicciotti corti, quindi facili da afferrare, non devo usare carichini, non uso niente di particolare, e li vado a caricare. Ok, come lavora? Lavora come un normalissimo invert, quindi la forza quasi totale, perché c'è un salsicciotto sopra, delle gomme lavora al contrario, l'asta viene spinta sempre in avanti. Però la quantità di gomma è parecchia, per cui la resa finale rispetto a un tradizionale è più potente, non come un roller, perché è decisamente più potente un roller, ma comunque spinge un po' più di un tradizionale. Quello che si pensava invece, almeno per quando iniziavo a sperimentare, a condividere insomma su internet le idee e quant'altro, il commento principale, l'idea era quella che questi salsicciotti, ormai ribattezzati salsicciotti sopra, avrebbero avuto un attrito tale, spinti verso la punta, che avrebbero inefficiato qualsiasi senso avesse potuto avere questo sistema. Però anche è vero che magari non si pensava al fatto che questi salsicciotti si stirano man mano che io vado a caricarlo. Quindi il tratto di corsa che devono fare non è la lunghezza del fusto, è molto di meno. Quindi se da un lato è sicuramente vero che pagano questo attrito, perché è proprio fisico, no? È comunque un diametro più grande che deve viaggiare nell'altra, dall'altro hanno dato un grosso vantaggio queste gomme superiori che lavorano, perché sono andate a riportare un po' il concetto del tradizionale per quel che riguarda soprattutto lo spunto iniziale. Cioè, se i sistemi a pulegge pure tipo il demoltiplicato puro o l'inver pativano anche un po' il discorso che prima che entrano in moto le pulegge dallo stato fermo in cui sono, passa un attimo, nonostante i chili che ci siano, perché la gomma è solo esclusivamente sotto, qui la gomma sopra è come una trazione diretta, cioè anche se corta, quella parte subito, comunque. Quindi l'effetto a sensazione che si ha sui sistemi Fusion è quello di un tiro più bruciante, soprattutto il Fusion 1 per quel che riguarda la pesca, il razzo, insomma l'agguato nell'acqua a medio bassa, quando ci sono quelle situazioni che si ha bisogno di un fucile veloce da brandeggiare, col tiro che devi seccare il pesce in un attimo, perché magari ti passa davanti, giri uno scoglio e te lo ritrovi lì davanti così. Quindi questo ha portato comunque un vantaggio, non ha perso potenza, anzi comunque ne ha aggiunta, ma il vero vantaggio di questo sistema rispetto a un tradizionale è proprio la gestione del rinculo che abbiamo visto, perché mantiene tutti quei vantaggi che ci siamo portati dietro con il sistema di terza generazione, quindi gomma che lavora al contrario, sagola che ruota sulle pulegge, la posizione della gomma completamente nascosta, salsicciotto da questo lato è completamente ininfluente perché i primi centimetri nel brandeggio non si sente neanche, la parte più importante sono le parti sotto. Quindi comunque ha permesso a un sistema che era inutilizzabile di essere decisamente utilizzabile commercialmente, perché è semplice. Una delle carte vincenti che io reputo sempre di questo sistema, che poi si va a parlare di prestazioni a prestazioni, ma sicuramente una carta vincente che ancora ad oggi fa vivere e sopravvivere i tradizionali, è la semplicità. Cioè, quando io entro in acqua non devo dimenticarmi che se ho un trabico che ci metto un quarto d'ora, si sboccola questo, cade questo, non lo uso alla fine, perché se devo farmi male alle mani per caricarlo o metterci troppo, bello finché vuoi, però inizio a diventare selettivo e mi scoccio, lo porto due o tre volte e poi non lo uso più. Questo sistema qua è molto simile al tradizionale, non ho carichini, ho comunque un bel tiro, ho un rinculo basso, non è difficile da settare perché non è estremizzato, non richiede prestazioni esagerate, quindi riesce a spingere anche aste molto sottili da 6 con una gomma da 17,5, ha una gestione molto progressiva del tiro, non crea troppi effetti banali, per cui è un ottimo compromesso tra tante caratteristiche. Sicuramente una ricerca che abbiamo fatto pesantemente noi è stata di non andare a guardare soltanto la potenza, soltanto il brandeggio, cioè è un giusto equilibrio
tra tutte le caratteristiche che ci possono essere, diciamo, in un fucile per il tipo di pesca. Ripeto, il Fusion 1 sicuramente è adatto su fucili la misura media del 90 per la pesca a razzolo sotto costa, quindi ottimo brandeggio, un tiro bruciante nei primi metri. E fin qua quindi poi la critica, parlando poi meno, sì, però va bene, fin lì più di tanto non puoi spingere, quindi è un fuciletto nella mentalità, per quanto poi il fucile sia quello più utile alla fine spesso nelle pescate. Allora ci siamo evoluti, abbiamo studiato tantissimi prodotti, abbiamo prototipi, diciamo, abbiamo provato il doppio Fusion, quindi affiancare internamente e esternamente le quattro puleggi, le doppie gomme, altro ottimo sistema. Però in tante sperimentazioni che abbiamo fatto, alla fine abbiamo fatto un succo del discorso e stasera vi presento quelle che poi sono diventate le soluzioni commerciali, perché ritenute assolutamente le migliori a livello di semplicità e di resa. Quindi se il Fusion 1 aveva queste caratteristiche, passando a un concetto di Fusion 2 o Fusion 3, non si fa altro che, dopo aver caricato il principio del Fusion 1, quindi una coppia salsicciotto sopra e le gomme lunghe sotto, vado a caricare una seconda o terza coppia di gomma solo delle gomme lunghe sotto, non più dei salsicciotti. Quindi caricando sotto ulteriori gomme, qui abbiamo un esempio del Fusion 2, così vi mostro la differenza. Questo qua è un piccolino, vedete che abbiamo due coppie di gomme sotto e una sopra, ovviamente più grande di diametro perché deve andare a paragonarsi con due coppie di gomme, però io carico la prima coppia come un Fusion 1 e la porto sull'ogiva, quindi la prima coppia si porta avanti, si trascina la mia seconda coppia. Quando ho caricato sull'ogiva la prima coppia, afferro la seconda coppia e la porto verso di me e la carico. Quindi in questo modo qua ho due caricamenti molto più morbidi rispetto a un Fusion 1. Carico una gomma da 16 e da 14, quindi carico praticamente sulla pancia come niente, è proprio leggerissimo come caricamento. Però mi ritrovo una gomma di diametro più grosso, in questo caso una 19, stirata a quasi 350%. Uno stiramento che a mano non ce lo facciamo, perché non vogliamo lasciarci l'ernia. Quindi a livello di resa abbiamo un tiro più potente del Fusion 1, perché lavoriamo su un doppia gomma, quantomeno, anche un po' più di un doppia gomma, diciamo a parità di lunghezza, perché c'è anche la parte sopra che lavora, però abbiamo fatto molta meno fatica a caricarlo e ci dà un altro tipo di prestazioni e ci dà un grosso vantaggio ancora rispetto al Fusion 1. Qual è il vantaggio? Che caricando anche la seconda coppia di gomme, da che ero arrivato in punta col primo caricamento, tirando verso di me riporto indietro il punto finale delle gomme. Quindi succede fisicamente, proprio dopo, vedete anche nei video, che io mi ritrovo un terzo di fusto completamente vuoto di gomme. Non c'è neanche più il discorso di dire sono nascoste al centro del fusto, non ci sono proprio, cioè sono finite a due terzi. Io ho la parte davanti, che è la più sensibile al brandeggio perché è quella più lontana da me, che percorre più spazio, è un tubo vuoto con due sagolini che passano uno sotto e uno sopra. Quindi è ancora un vantaggio, oltretutto le gomme rimangono più impacchettate quando sono due o tre tra di loro. Quindi ritrovo un fucile molto gestibile, paragonabile a fucili più corti come brandeggio, che ha un tiro decisamente da mettere a confronto a un doppia gomma e qualcosa di più, anche perché la gomma superiore di tradizionali, per capirci come si stende. Però ho un brandeggio da un lato molto elevato e dall'altro rincuro, perché è vero che inizio a montare aste più grosse per reggere quei chili, ma ho due gomme che lavorano al contrario, quindi una massa superiore di gomme che lavorano a mio favore. Alla fine la sensazione, per fare sempre i conti spicci, che sul polso cambia tra un Fusion 1 e un Fusion 2 è veramente poca, perché ho aumentato la massa verde che partiva in avanti, ma ho aumentato il contrasto rosso delle gomme che vengono indietro. Stesso discorso col Fusion 3, quindi aumento sempre di più. Ok, non basta mai, perché nel nostro settore se non spari a 20 metri è sempre un fuciletto, però è una questione anche sia di sperimentazione, di curiosità e di aver trovato soluzioni che arrivano anche a coprire un certo tipo di pesca che effettivamente alcuni di noi fanno, quindi chi pesca prettamente dentici, cernie o pesca nel blu ha bisogno ancora di sistemi, insomma, che siano paragonabili a un tripla gomma o superiori, quindi tipo doppi roller o superiori. Ecco che anche con questi sistemi si riesce ad arrivare a una soluzione analoga, proprio sfruttando il concetto della demoltiplica che abbiamo visto prima, il discorso del palanco.
Quindi quel discorso che riesco a sfruttare tanti chili fino alla fine in maniera molto costante, con l'aggiunta però dei nostri salsicciotti fusion, quindi lavora anche questo salsicciotto sopra, non è lì inerte, non è una sagola, viene disteso e lavora in compressione, e uno dei lavori che fa stirandosi è permettere che lo spazio di scorrimento del sistema in demotipica sia minore rispetto al demotipica puro, perché un pezzo di gomma sopra se lo fa lei quel lavoro lì, quindi comunque è un ulteriore vantaggio. Se da un lato il salsicciotto sopra, come vi ho detto prima, perde perché trova un attrito quando scorre nell'acqua, dall'altro sicuramente va ad avvantaggiare perché è una gomma che lavora a trazione diretta e ci dà uno spunto che fa abbastanza la differenza sulle prestazioni. Con questi sistemi in demultiplica 2 o 3 coppie di gomme, come qua in questo caso c'è un demultiplica 3 coppie, si spingono aste da 8 a 6 metri dalla punta, poi vediamo i tiri, quindi parliamo di un tipo di pesca che non va di certo in mezzo agli scogli, cioè questi sono tiri al libero, pesci di un certo tipo, siamo sempre lì, abbiamo sempre un sistema che ha il solito grandeggio, un fusto di carbonio, cioè questo è a un pari di un doppio roller, un tripla e passa quadrupla gomma tradizionale come potenza, espressa in maniera molto più lineare tra l'altro, quindi la qualità della potenza viene espressa in maniera migliore, però abbiamo in mano un fuscello alla fine, abbiamo un fusto di carbonio vuoto che ci giriamo, il brandeggio è ovviamente ottimo come qualità, perché non è leggero da tenere su, non ha resistenze, non ha spessori particolari, questo in questo caso un fusto da 31, quindi parliamo di 3 cm di spessore. Scusa, ma quello lì lo carichi così con tutte e quattro no, le coppie? No, questo come il discorso di Fusion 2 si scaricano tutte le coppie tranne una, la prima. Ho capito. Quindi il principio di partenza è sempre quello del Fusion 1. Carichi prima quella? Prima tiro i salsicciotti e con i salsicciotti se ne viene la prima coppia. Ho capito. Che in questo caso è quella lì. Quando è arrivata in punta la coppia, le 3 coppie sono arrivate in punta, afferro la seconda, la tiro verso di me, afferro la terza e la tiro verso di me e le carico. Okay? Ecco perché ho frazionato in 3, questo è un caricamento impossibile, se provate poi a tirarlo così. È quello che ci stavo a è impossibile proprio, non è il discorso duro, delle 4 gomme, poi faccio però. No, quindi vi lascio immaginare i chili che ancora al momento quando arriva qua la gomma, cioè l'asta in questo punto qua è ancora scritta da una quantità di chili, ha un diagramma di scarico, ha una discesa di potenza molto bassa, quindi è lì che lavora, che riesce a spingere molto bene le aste pesanti, e riesce a far tiri molto lunghi, cioè quella massa riesce ad essere spinta molto bene. È importante questa evoluzione sulla qualità, non è che si è andati su una quantità enorme, anzi era più prima la quantità di chili sul letto, ma era distribuita in maniera peggiore perché partiva tantissima e in poco tempo andava a scemare, quindi dava un colpo iniziale all'asta, che essendoci la resistenza dell'acqua, per forza di cose crea un effetto imbananamento, che poi si va a scaricare man mano che la stava avanti e fa, visto il rallentatore con le telecamere di oggi, si vede chiaramente un effetto serpeggiato che crea un tiro, uno, impreciso perché pian piano devia il tiro, e due, anche la penetrazione perché risente di più attrito se serpeggia nell'acqua, quindi alla fine anche molto meno potenza. Si nota quando si supera i limiti in crisi, nei vari test che si fanno tantissimi test, uno di quelli è il limite raggiungibile da un'asta, per cui si pompa fin dove crollano le prestazioni. Si vede proprio che c'è un muro, è superato un certo livello, cioè l'asta da che ti passava per dire mezzo bersaglio in una rosa di tiro di 10 cm, è già tanto se ti passa una letta e se prendi il bersaglio, come lo tiri un po' di più? C'è proprio un limite che lì va, il crino non ce la fa. Cioè quel tipo di acciaio di quell'asta lì, ovviamente, con quei chili di spinta, ha superato il limite. Lì è proprio fuori, cioè il serpeggiamento supera la potenza. Quindi per chi costruisce e studia questi sistemi è importante giocare sui valori e tenersi sempre dei margini, per dare una garanzia sui prodotti a un pescatore che entra in acqua che quel tiro lì sarà in un certo modo. Un'altra cosa molto importante dove noi abbiamo speso tantissimo tempo è sul percentuale di stiramento delle gomme, perché io già quasi più di un anno fa avevo raggiunto le stesse prestazioni dei tiri a 6 metri con aste pesanti con un sistema Fusion 3, ma quello che non mi piaceva è che la gommina sopra raggiungeva stiramenti molto elevati, vicino al 400%. E questo è proprio provando, sperimentando con dati alla mano,
le gomme superate, almeno per quella che è la nostra esperienza, prove che abbiamo fatto noi, insomma, di vari tipi, ho visto che superando il limite dei 3,50 diventa un punto interrogativo, perché ti rendono benissimo i primi 5 minuti caricate, ma se tu lasci lì il fucile un quarto d'ora, la gomma ti lascia a casa. Cioè, quindi io che sono sempre molto pratico, non teorico il giusto, ma soprattutto pratico, penso sempre che se deve essere usato per tre scarci, quello deve avere un tiro dischetto anche dopo un'ora, non dopo 10 minuti, se no ho venduto una balla di fumo, cioè che subito è bellissimo, ma poi è inaffidabile. E quello non può essere un attrezzo che usa un pescatore, deve darmi un'affidabilità. Ecco perché la difficoltà nel raggiungere il giusto equilibrio che mi ha permesso di arrivare comunque alla soluzione di spingere un'asta da 8 a 6 metri dalla punta, ma mantenendo una quantità di stiramento molto bassa. Ci sono le gomme sotto, arrivano scarsamente al 3,50. Il salsicciotto sopra non arriva neanche al 300, è il 295%. Quindi delle percentuali sulle quali siamo proprio tranquilli, cioè acqua fredda, non fredda, rimasto mezz'ora, un'ora carico. È ovvio, appena caricato avrà sempre quel punto in più, perché i diagrammi comunque tendono a scendere, ma la quantità è tanta, diversa del grafico che scende se tu superi quei valori del 3,50. Quindi è importante riuscire a dare un prodotto affidabile, non solo che faccia figo al tiro in piscina, perché non ha un valore reale quel tipo di soluzione. E quindi ci abbiamo messo il giusto tempo e siamo solo usciti quando sapevo che potevo avere questo tipo di risultato. Ok. Beh, questa è l'evoluzione fino ad oggi, poi domani si vedrà. Sicuramente ci sono stati questi step, ecco, è importante più che altro ricordare questo step tra il passaggio tra i tradizionali, i roller che hanno iniziato a invertire porzioni di gomma, e i sistemi di terza generazione che l'hanno invertita completamente, per chiarire un po' meglio perché ci ritroviamo certe prestazioni, certe sensazioni in mano, da cosa è dovuto questo effetto. Ci sono dei video, se avete piacere vi faccio vedere, a corredo, per dare un'idea, insomma, di come si comportano questi fucili.